Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV con la quale iniziamo la settimana e iniziamo anche la giornata. Oggi è lunedì 20 marzo 2023. È la giornata in cui dovrebbe iniziare la primavera, perché la primavera anticipa un pochino di qualche ora, eh, la data classica del 21 marzo, l'equinozio dovrebbe svolgersi in tarda serata di oggi, quindi un nuovo, un buon inizio. Oggi vediamo che si festeggia, lo vediamo qui nella grafica, San Giovanni Nepomuceno. San Giovanni nacque a Nepomuc in Boemia nel 1330. Operò alla corte di re Venceslao, ma caduto in disgrazia perché non voleva rivelare le confessioni della moglie, era il suo confessore, al re che era geloso. Fu quindi gettato nel fiume dove morì annegato. Era la Moldova, un fiume che lo accolse tra le sue braccia, ma ovviamente lo restituì cadavere. Questo è San Giovanni Nepomuceno. Il tempo oggi è perturbato. Questa mattina piove su Fano e su una buona parte della provincia, ma vediamo le nuvole scure anche sul resto delle marche. Tempo instabile con rovesci e qualche temporale. Tendenza a miglioramento nel pomeriggio, ad iniziare da nord. Le temperature sono stabili, non sono molto fredde. Si aggirano tra i 10 e i 13 gradi, ma forse nel, a metà giornata, con qualche grado in più. I, poi le condizioni del tempo dovrebbero migliorare nel corso del pomeriggio. I venti sulle coste spireranno con una tensione debole da nord-nord-ovest, mentre nell'interno, da sud, il mare invece è mosso. Ed ora apriamo i giornali, vediamo oggi il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove eh, si parla di un episodio di cronaca. Un brutto episodio, dobbiamo dire, non tanto per la sua gravità, perché le conseguenze sono facilmente eh, rimediabili, ma quanto per la sua intenzione. Colpire infatti con atti di vandalismo un centro giochi per bambini è veramente stupido e vigliacco, oserei dire. Gas Gas, nel mirino dei vandali, fanno un picnic e ribaltano tutto. Vediamo qui la foto come hanno lasciato questo locale, hanno infierito su... Tutte le strutture in gomma piuma, in polistirolo, hanno ribaltato le palline, buttato all'aria sedili. Insomma, un ordine che era veramente esemplare per consentire ai bambini di giocare di divertirsi è stato completamente messo a soquadro. Il Galgas è un centro per bambini, per ragazzi, ma anche per famiglie, per trascorrere un fine settimana in allegria, in spensieratezza e in tutta sicurezza. In realtà. Un gruppo di si crede di ragazzi adolescenti di notte sono penetrati nei locali eh, forzando le porte d'ingresso e poi si sono abbandonati ad una serie di disgressioni, hanno consumato i cibi per i bambini, hanno buttato all'aria tutto, hanno gozzovigliato e hanno fatto dei danni. E, e beh, insomma, la, il, la situazione è piuttosto oh, squalificante. E dobbiamo dire qual è il rimedio. Il rimedio è inutile perseguire. Sì, è stata fatta denuncia ovviamente alle forze dell'ordine da parte eh, dell'assessore al welfare, Dimitri Tinti. Per l'assessore Tinti, lo vediamo qui in questa foto notizia, quelle compiute sono azioni spregevoli contro un luogo simbolo dell'infanzia. Ma la, il, il rimedio viene suggerito qui da alcune dichiarazioni della coordinatrice d'ambito, ma è anche dirigente dei servizi sociali del comune di Fano, Roberta Galdenzi. Qual è il rimedio? Il rimedio è quello di consentire a questi ragazzi trasgressivi di entrare nel centro insieme ad alcuni operatori, alcuni operatori del centro stesso, degli operatori di strada in modo da far sì che la loro invasione sia controllata, sia eh, pacifica, possono entrare nel centro e quindi, senza distruggere tutto, eh, utilizzare questi locali per le loro riunioni. L'esperimento è stato fatto anche nella zona della Rocca Malatestiana, nei giardinetti dove imperavano dei ragazzi, anche questi molto molto turbolenti. Anche qui sono usciti e, e gli operatori che hanno un centro all'interno della Rocca Malatestiana, hanno aperto le loro porte e questi ragazzi sono un po' calmati, hanno un locale. Eh, che possono frequentare liberamente, però sotto controllo ovviamente non possono buttare all'aria quello che hanno fatto appunto qui nel gas. Gas. Ebbene, una eh, esperienza questa da mettere a frutto. A fondo pagina abbiamo invece le dichiarazioni della Lega. In merito all'approvazione del bilancio preventivo del 2023 che è stato fatto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, trattandosi di un provvedimento politico, ovviamente le. Le dichiarazioni sono molto critiche. Bilancio elettorale frutto di compromessi hanno dichiarato. Vediamo qui i rappresentanti della Lega a partire da Scopelliti, poi abbiamo Luca Serfilippi, il segretario Alessandro Brandoni, il capogruppo consigliare Gianluca Ilari. La Lega contesta il ritardo dell'approvazione del bilancio. Si sono attesi tre mesi. Il bilancio preventivo dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre. Il Comune di Fano negli ultimi anni è stato così virtuoso da rientrare in questa data, quest'anno invece si è superato il limite e si è entrati nell'anno in cui il bilancio deve essere operativo. Per tre anni quindi ci si è limitati. In realtà ha detto l'assessore alle finanze Sara Cucchiarini che in previsione di questa decisione motivata dalle incertezze. Per quanto riguarda eh, i contributi, per quanto riguarda eh, l'aumento diciamo delle fonti energetiche, insomma c'erano incertezze sul bilancio, si è cercato di prevenire le spese maggiori deliberandole entro il 31-12. Quindi nei primi tre mesi poco si è fatto, ma poco c'era anche da fare. In realtà sono tre mesi di investimenti che non recupereremo più, hanno detto quelli della Lega e hanno soprattutto evidenziato come in questo bilancio ci siano poche risorse per il sistema primario, ovvero quello produttivo, poche risorse anche per la zona industriale di Bellocchi, eh, che è veramente un motore della nostra economia. Ed ora diamo un'occhiata anche alla seconda pagina del Corriere dove il Corriere Adriatico eh, insiste sull'episodio di razzismo che si è verificato in una gara di seconda categoria del campionato di calcio. Solidarietà al calciatore insultato, non mollare, segui i tuoi sogni, è stato poi detto. Dall'asta ex segretario pesarese della Lega incoraggia Christophe Mendi. Il ragazzo che è stato insultato eh, negli spalti durante, un, durante l'ultima gara, ricordando le offese personali ricevute. E poi la, quello che è accaduto viene sancito anche dalla consigliera regionale Marta eh, Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, appunto, in Regione. Troppi episodi nello sport deriva da fermare, ha dichiarato Marta Ruggeri. Un malinteso senso della passione sportiva ne sta inquinando la fonte. Veramente quello non è sport, è completamente un'espressione di aggressività che, come scusa, che ha come scusa lo sport. In realtà lo sport c'entra poco e niente. Ed ora parliamo di un bene culturale che forse non è molto conosciuto. Ma è veramente prezioso. Eh, ed è il, la chiesa di San Gervasio in Bulgaria, che si trova sulla Cesanense nel comune di Mondolfo. Abbazia chiusa, purtroppo, una situazione vergognosa. Vergari, che è l'ex sindaco di Mondolfo, segnala i rischi legati a infiltrazioni e scosse. Un monumento ovviamente da salvare, è stata una delle prime chiese cristiane realizzate nel nostro territorio, è antichissima ed è veramente bella anche dal punto di vista architettonico, con quelle sue linee romaniche eh, essenziali, semplici ma veramente forti e poderosi, e poderosi che ispirano tanta tanta eh, sensibilità, eh, tanta eh, diciamo così. E, raccogl tanto raccoglimento religioso, chiusa al pubblico di, do di domenica e in condizioni di abbandono. Gaetano Verdari, Vergari, già sindaco di Mondolfo, ha espresso costernazione per lo stato in cui si trova l'abbazia di San Gervasio di Bulgaria, uno dei monumenti più antichi di Mondolfo e tra i primi edifici religiosi di epoca cristiana, costruiti lungo il litorale adriatico e nelle Marche. Vergari non ha usato mezzi termini, ha detto: È una vergogna inenarrabile. Mi spiace molto denunciare la tristissima condizione in cui versa l'illustre basilica paleocristiana di San Gervasio, monumento nazionale di rara fattura. Addirittura contiene un sarcofago ravennate del VI secolo d.C. La basilica, ha dichiarato all'ex primo cittadino mondolfese. Patisce da qualche lustro di infiltrazioni meteoriche che ne mettono a repentaglio la tenuta del tetto e delle murature portanti. Si sono poi aperte delle crepe nelle murature che devono essere riparate. Peccato che questa bellissima chiesa è chiusa al pubblico e così fare a meno delle nostre principali fonti d'attrazione turistiche è un danno che si traduce poi in un veramente danno, eh, un danno culturale, che si traduce in un danno economico eh, per tante tante categorie, albergatori, ristoratori, negozi e via dicendo. Ed ora diamo un'occhiata anche allo sport eh, dopo una domenica intensa di partite. Vediamo sul Corriere Adriatico, sono dei bei risultati oggi sullo sport, quindi i tifosi possono stare contenti. Ebbene, la VIS ha superato finalmente con una vittoria l'ultima gara, la VIS adesso ci crede, è il titolo usato dal Corriere, l'exploit di Fermo ha ridato fiato alle speranze di salvezza diretta della squadra di Brevi. Calendario ufficiale, nelle ultime cinque partite, ma non impossibile, serviranno 7-8 punti da raggranellare per riuscire a salvare la squadra e quindi di non retrocedere. Reazione da uomini veri, quella che si chiedeva ai giocatori che martedì sera, perdendo col fanalino a Montevarchi dell'ex Bianchini, avevano toccato il fondo, quando quasi tutti davano la vis di brevi per spacciata è arrivata una bella risposta e sono arrivati anche tre punti, tre punti molto preziosi per risalire piano piano la classifica. E vediamo invece il Fano Calcio che continua la sua bella corsa, ancora una bella vittoria contro il Vasto Girardi fuori casa. Vasto Girardi 0, Fano 1, questo è il risultato. All'Alma infatti basta un gol. Per centrare la terza vittoria consecutiva, e ora i playoff sono più vicini. Ebbene, Mosconi dice: Ebbene, tre punti li abbiamo veramente meritati. Abbiamo giocato bene. Broso è l'uomo decisivo. Ho agito di puro istinto. La dedica è per il mio papà. Sì, perché ieri poi era la festa dei papà. E quindi un pensiero a tutti coloro che avevano con sé, con, con loro, vicino, il loro papà. E magari anche coloro che non lo avevano più. La Vigor, per quanto riguarda Senigallia, non molla mai, una bella vittoria eh, conquistata ai danni del Termoli. Vigor, Senigallia 1, Termoli 0. La Vigor non molla mai. Al Bianchelli cade anche il Termoli. Il Pineto dovrà aspettare ancora per la Serie C. Marini e i compagni sfoderano una bella partita a cui l'1-0 finale non rende giustizia, meritavano qualcosa di più. Fossombrone, ecco il primato: Porto Sant'Elpidio retrocesso. I biancoazzurri firmano il sorpasso in vetta grazie a pagliari gol e ora segnano la Serie D. Fossombrone 1, Porto Sant'Elpidio 0. Quindi vedete come. E I risultati hanno riso veramente, hanno dato speranza e fiducia alle squadre della provincia di Pesaro Urbino. Colpo grosso anche dell'Atletico Gallo, Chiesa Nuova beffato in coda. E l'Atletico Gallo si impone fuori casa per 2-1 contro il Chiesa Nuova. Giriamo ancora le pagine e vediamo l'Urbino. L'Urbino stende la San Giustese playoff a un punto. Apre Morano su rigore, una prodezza di Montesi vale il raddoppio al novantesimo, quindi quasi in fine partita. Il risultato non lascia dubbi: Urbino 2, San Giustese 0 vediamo ancora altre partite sul, sull'eccellenza Montecchio Montecchio vede l'eccellenza e a più 16 Montecchio 2 Fermignanese 1 Montecchio un straripante Montecchio supera la Ferminagnese con una prestazione maiuscola è stata proprio definita così la prestazione della squadra vediamo col basket basket aggressività vincente il coach Repesa Tambone e Gudmundsson hanno sprigionato una energia straordinaria. E Daie, ebbene, è stato super e ha un talento infinito. Ha difeso, come non si è visto mai, spesso in carriera, la propria area. La squadra contro il Brescia, la Carpegna Prosciutto, ha avuto quattro giocatori in doppia cifra. Una bella, una bella prestazione anche questa. E poi vediamo ancora il volley, invece due belle squadre pesaresi, la Megabox ha pagato cara la sua fretta, ma Frinci, nei momenti di difficoltà dobbiamo imparare ad essere lucidi e non c'è stata però... Quella esultanza che di solito arride alla fine delle partite della Vigilar. Questa volta ha dovuto cedere alla supremazia della Maceratese nell'ultimo set. Vigilar, partita strana, ci teniamo il punto. Fano è stata infilata al tie break. Capitan Raffa ora due gare soltanto da vincere. Ebbene eh, il palasport di Macerata sembra stregato per quanto riguarda la vigila che si è battuta bene e poi quando è stato il 2-2 il terzo set purtroppo è stato ceduto eh, in maniera un po' troppo oh, lassista, un po' troppo svelta. Ecco, diciamo così. Bene, abbiamo visto il Corriere Adriatico e continuiamo a guardarlo per quanto riguarda le notizie di Pesaro. Anzi, passiamo dalla regione prima perché si parla di un, eh, di un argomento che interessa un po' tutte le province delle Marche. Parliamo di gite scolastiche, siamo ormai vicini ad aprile. Non manca molto eh, alla fine dell'anno scolastico. Ebbene le gite scolastiche sono dei momenti importanti, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista didattico. Gite scolastiche però costano, sono troppo care. A casa uno studente su tre, purtroppo le famiglie non tutte riescono a pagare eh, il costo di una gita scolastica che si aggira tra i 400 e i 500 euro. Ebbene, il borsino delle cifre. Vediamo che cosa ha fatto l'Istituto Tecnico Agrario Cecchi di Pesaro. È stato creato in questo caso un fondo di solidarietà per venire incontro a quelle famiglie il cui reddito non consente appunto di far partecipare il proprio figlio alle gite scolastiche. È veramente brutto poi lasciarlo a casa mentre tutti gli altri vanno a conoscere cose nuove, a avere... Un'esperienza molto bella. Sono stati ridotti i giorni della gita scolastica da 7 a 5. Per un tour didattico si possono spendere dai 450 ai 500 euro, tutto compreso. Abbiamo ridotto i giorni, ha detto il preside Rossini, Riccardo Rossini a non più di 5, una scelta che non intacca il valore dell'iniziativa e la rende però più accessibile. Rossini ordina la griglia delle cifre, per un tour didattico si possono spendere dai 450 ai 550 euro, tutto compreso, a seconda che si viaggi in pullman o in aereo. Prezzi competitivi che non tutti però possono sostenere motivo per cui il preside, in attesa di un sostegno nazionale che dovrebbe arrivare, attiva un piano B, un piano tutto suo. Abbiamo creato un fondo di solidarietà che si alimenta con le risorse della scuola e si integra con la disponibilità di chi può pagare qualche soldino in più, non si tratta di molti soldi, si tratta o di 5 o di 10 euro che sommati tra quelli che versano tutti gli studenti che partecipano alle gite possono offrire una chance anche a coloro, a quegli studenti che molti soldi purtroppo non hanno. E poi ci sono anche gli aumenti. Costi e aumenti di ogni genere pesano sul pacchetto viaggio, il tour operator Scaramucci lavoriamo con una marginalità. Molto ridotta ha dichiarato e questa è un po' l'altra versione sull'altro piatto della bilancia. Ed ora diamo un'occhiata invece alla pagina di Pesaro, dove si parla di assunzioni, di assunzioni per quanto riguarda eh, il personale che si vuole, vuole trovare lavoro nel settore alberghiero, di solito è un lavoro stagionale. Hotel sul modello dei Bed and Breakfast e aperture a singhiozzo. A Pasqua, pochi eventi. La stagione non parte ad aprile. Operatori pronti per i ponti festivi e poi richiudono. Questo è l'articolo che riguarda il Corriere Adriatico. Ma vediamo anche quello che dice il, eh, il resto del Carlino. Eccolo qua. Caccia agli stagionali oltre 150 candidati per 85 posti in tre hotel. La voglia di lavorare c'è e non è detto appunto che eh, il personale non si trovi, occorre mh, produrre delle condizioni accettabili, delle condizioni che possono attrarre veramente i lavoratori. C'è un bilancio positivo per un'iniziativa del gruppo Lindbergh di Nardo Filippetti. Voci e racconti di chi spera di trovare uno stipendio per i mesi estivi. Cioè personale di cucina, cameriere ai piani, maître, spa manager, ma anche facchini, addetti alla spiaggia e front desk. Ieri si sono presentati in 150 dalle 10 davanti alle porte dell'hotel Nautilus di Pesaro in Viale Trieste per partecipare al Recruiting Day del gruppo Lindbergh ovvero un giorno dedicato appunto alle assunzioni per condurre quattro alberghi. Questo è un po' l'argomento che suggeriscono i giornali questa mattina. E poi vediamo le lezioni a, di, Silf, di Silvano Levi, a presidente del Parco del parco del San Bartolo. Parco sarò il presidente di tutti. Stop alla egemonia di Fiorenzuola. Silvano Leva, 70 anni, ed ha un passato di socialista, è il nuovo presidente del parco del San Bartolo. Gestisce con il figlio Davide di 38 anni l'azienda agricola De Leiva, da lui creata sulle prime colline nella zona di Roncaglia. Nel parco ci sono tanti luoghi, ha subito dichiarato, che meritano di essere valorizzati anche dal punto di vista turistico. Penso a Castel Di Mezzo, a Santa Marina, a Gabicemonte, Baia Flaminia. E avvio, avvierò gli incontri e darò voce ai protagonisti che finora sono stati posti in secondo piano e quindi, quindi stop alla supremazia di Fiorenzuola, ha detto Silvano Levi. Pesaro, una città plastic free in prima fila per l'ambiente, firmato un protocollo con l'omonima Onlus, plauso anche per l'ecoisola del porto. Ebbene, un progetto questo che l'amministrazione comunale intende realizzare insieme all'associazione Plastic Free per frenare. Il, 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 il consumo della plastica e quindi anche il rifiuto stesso che crea molti danni, c'è il progetto Cambia il Finale di Marche Multiservizi e Gulliver nel quale i pesaresi possono scegliere di conferire i rifiuti più grandi con le consuete modalità a Marche Multiservizi oppure anche alla Onlus per dare a questi oggetti una nuova vita con il riciclaggio. E poi c'è anche la bella iniziativa del recupero della plastica in mare con l'ecoisola Porto inaugurata la scorsa estate, anche questa è una bella iniziativa. E poi vediamo una bella esperienza di un podista, di uno che gira l'Europa a piedi, insomma fa 35-40 km al giorno. Uh, di tappa in tappa e percorre così tanti tanti paesi. Una bella esperienza perché camminare a piedi si vedono cose che di solito quando uno cammina in macchina oppure in pullman non vede e si fanno anche delle esperienze interessanti. Daniele Grassetti sta attraversando l'Europa a piedi, la paura nel bosco slovacco dove si possono incontrare anche gli orsi. E sapete cosa ha fatto Grassetti per evitare incontri sgradevoli? Ebbene, ha posto a tutto volume una playlist di Gianni Morandi, e quindi gli orsi non si sono avvicinati, non si sa perché la voce li ha disturbati oppure perché il sonoro, insomma, li tiene lontani. Bell'iniziativa di questo podista che viene accettato anche da tutti i paesi che attraversa con grande curiosità e grande accoglienza. E poi vediamo ancora, sempre sul Corriere Adriatico, la pagina di Urbino. In sella sulle strade del Duca bici per ambiente e turismo. Qui si va, là si va a piedi, qui si va in bicicletta. Sono belle due iniziative che sono state confermate con il turismo in bicicletta. Confermata la straducale il 25 giugno e la Raffaello Gravel il 2 luglio. Eh, ebbene, anche qui ci sono tanti tanti eh, estimatori delle due ruote che vanno in bicicletta. L'ultima notizia che voglio segnalarvi questa mattina è quella una presa di posizione del presidente del Centro Studi Vitruviani Dino Zacchilli che fa le sue congratulazioni a Marta Ruggeri per la proposta di legge che assegnerebbe. A, a, a Vitruvio e a Fano eh, 50.000 euro per tre anni per valorizzare veramente il nome di Vitruvio. Basilica di Vitruvio, servono soldi. Zacchilli si proceda spediti. Previsto per domani un convegno con Johan Martellius che è uno studioso svedese, professore emerito di storia dell'architettura. Ma gli scavi ora sono fermi, si attende che ci sia da parte della soprintendenza un cronoprogramma per procedere appunto a nuove scoperte. E questo è tutto per il momento. Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento alle 7 di domani per la nuova rassegna stampa. Grazie per l'ascolto, a risentirci.